3, 2, 1. Bella Michele! No, in realtà secondo me è più bella Italia. Sì, sì, ovviamente. Dai, però, cominciamo questa intervista. Cioè, dimmi, la faccio io l'intervista così. O la fai tu? No, mi devi raccontare tu che cosa significa andare a Tokyo con quella scritta sulla maglia. È la cosa più bella che poteva capitarmi nella vita. E hai solo 22 anni? No, 21 anni. No, ne ho 20, ancora meglio. Ecco, appunto. E quindi? Quindi andremo là e spaccheremo i culi pure là. No, non si dice! Vabbè, dai, ce la teniamo buona. Intanto la Fabri ti fa la doccia. Grande Fabri. Senti, dimmi una roba. Dimmi, chiedimi tutto. Il dottore ha detto, non abbiamo vinto, abbiamo stravinto. Sì, infatti, perché ci mancava poco e vincevamo pure a manifesta. Seriamente, questa squadra ha fatto un percorso lungo, difficile, complicato, ma alla fine ha meritato tutto quello che ha ottenuto. Sì, abbiamo iniziato 3 anni fa e abbiamo lavorato duramente anno per anno e abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto insieme. Oggi partita complicata perché c'era Georgina Coric di fronte, ma è sembrato che ce l'aveste in pugno fin dal primo inning. Noi siamo partiti dall'hotel cariche e senza ombra di dubbio sul fatto che avremmo vinto e sapevamo che lei aveva già lanciato 3 partite in questi 3 giorni e quindi poteva essere molto stanca. Quindi il fatto di aver vinto contro l'Olanda nella giornata di ieri è stato decisivo? Sì, ci ha dato la carica giusta. Vabbè, ti lascio andare a festeggiare, grazie. Va che è meglio. Grazie.